Buongiorno a tutti, buona giornata della poesia, buona primavera, nonostante questi tempi così difficili. Io voglio contribuire al festival con questa poesia, dedicata a Silvia Romano, una ragazza di cui non ci dobbiamo dimenticare e per cui, se crediamo, possiamo anche pregare. Silvia, chissà dove sei, comunque dentro ciascuno di noi, con il tuo sorriso pieno di gioia e la tua generosità disarmante. Era il suo grande sogno, ha detto la sua insegnante. Aveva 23 anni e non si è fatta trattenere dalle feste, dalle lusinghe amorose, da quel che una ragazza di quell'età può normalmente desiderare. Lei vedeva lontano, sentiva la voce di chi chiedeva aiuto, credeva in un mondo migliore, in cui tutti i bambini possono andare a scuola, ridere e giocare. E voleva contribuire a costruirlo quel mondo, con le sue mani e le sue parole, con i suoi sorrisi e il suo profondo sentire. Amo piangere, commuovermi per emozioni forti, sia belle che brutte, ma soprattutto amo reagire alle avversità. Amo stringere i denti ed essere una testa dura, più dura della durezza della vita. Amo con profonda gratitudine l'aver avuto l'opportunità di vivere. Sei una donna piena di coraggio, Silvia. Sei stata una madre speciale per tutti i bimbi dell'orfanotrofio dove sei andata in missione, trovando quel significato che ti ha reso felice. Te l'abbiamo letto negli occhi, in quelle foto diffuse dopo che ti hanno rapito. La durezza ti ha sfidato. Sappiamo che sei stata schiaffeggiata, legata e poi fatta sparire. Mille le ipotesi, una denuncia che avevi presentato, un trasferimento in Somalia, una conversione forzata all'Islam e anche un matrimonio obbligato. Nessuno conosce la verità, ma io sono certa che la forza interiore non ti ha abbandonato. Si sopravvive di ciò che si riceve, ma si vive di ciò che si dona. Queste le tue parole che ci risuonano nel cuore e tu hai donato tanto, perciò la tua anima vive e ci illumina ancora. Adesso quella luce la rimandiamo noi a te con i nostri pensieri e il desiderio di rivederti presto in tutto il tuo splendore. Torna presto, Silvia, ti aspettiamo con la tua faccia dipinta di colori, con le braccia aperte nel tuo girotondo migliore. Spero che tu sia viva e che senta la mia voce e che senta il pensiero e la luce che ti mandano tutti quelli che sicuramente faranno, lo faranno ascoltando questa poesia. Buona giornata a te e buona giornata a tutti.